Ottavo punto all'ordine del giorno, presentazione delle linee programmatiche di governo. Allora, questo punto è la presentazione delle nostre linee programmatiche che di fatto rappresentano il nostro programma elettorale. Allora, io farò una presentazione abbastanza sintetica per due motivi poi. Il primo è che l'iter prevede che questa sera le presentiamo. Poi dopo diciamo, abbiamo tutti un mese di tempo, i gruppi consiliari hanno un mese di tempo per chiedere e anche proporre emendamenti, osservazioni. E quindi poi, una volta raccolte le osservazioni e le richieste di emendamento, verremo in Consiglio Comunale e per approvarle, uguali o modificate. E seconda cosa è che la normativa prevede anche l'approvazione di un altro documento che si chiama Piano di Sviluppo, che è invece questo un documento da approvare prima dell'approvazione del bilancio di previsione prossimo, quindi 2015, e rispetto alle linee programmatiche, diciamo, è un documento che richiederebbe un approfondimento ulteriore. Quindi, come dire, l'amministrazione è chiamata anche a sviscerare un po' di più quelle che sono le linee programmatiche e ad indicare alcuni strumenti attuativi, concreti, entrare un po' più nel merito, insomma, delle cose descritte dal programma elettorale. Le linee programmatiche. Allora, noi diciamo, abbiamo depurato in realtà le diapositive che avevo già usato anche in campagna elettorale, perché ovviamente poi le linee programmatiche devono prendere la giusta veste istituzionale. Abbiamo alcuni punti sostanzialmente base. Allora, il primo riguarda l'amministrazione. Sotto questo titolo ci sta la partecipazione attiva della cittadinanza. Partecipazione attiva è una parola semplice, ma che poi richiede una certa fatica e un certo impegno e lavoro per essere messa in atto. Quindi prevediamo da una parte di proseguire o approfondire, come dire, marcare in modo più appesantito, più pesante, quelle che sono le azioni riguardanti le consulte tematiche, piuttosto che la presenza degli amministratori sul territorio e quelli che sono i nostri strumenti di comunicazione, la pagina Facebook. Abbiamo diciamo, in previsione un nuovo sito anche più utilizzabile dai cittadini, su questo sta lavorando il consigliere delegato Davide Ori, e un po' quelli che sono tutti questi strumenti. Ovviamente proseguiremo l'esperienza del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze. Così come dicevo prima, quelli che sono i percorsi partecipati sul piano energetico che vanno sicuramente ripresi. Cose nuove, appunto, il sito web, gli incontri con la popolazione. Abbiamo nel programma anche l'intenzione di aprire uno sportello comunale a Mascarino, cosa che sarà resa possibile dalla fibra ottica. Prima sarebbe stato un po' complicato o comunque limitato. E questo è un po' il tema che riguarda la partecipazione attiva della cittadinanza, che è fatta di assemblee pubbliche, di disponibilità, di sapersi mettere in ascolto. Sul tema delle risorse finanziarie, abbiamo sicuramente, adesso magari penso più a delle riflessioni anche così, guardando in avanti, abbiamo sicuramente un tema che si chiama contenimento della tassazione, cioè siamo arrivati al punto in cui i trasferimenti statali sono azzerati. E quindi le nostre entrate vengono tutte dai nostri cittadini, la dico così, che però devono dare anche ai livelli istituzionali più alti e anche allo Stato, no? Pensate solo all'IMU delle imprese che va fino all'aliquota base, in realtà allo Stato, e poi solo la parte eccedente viene a noi. Nel tramite della nostra associazione ANCI stiamo chiedendo allo Stato che, come dire, in qualche modo, no? Un po' come il programma dell'amministrazione quando c'era Attilio Gadani, chiediamo un po' più di autonomia tributaria, cioè questi tributi li gestiamo noi e che vengono a noi, mentre oggi ci troviamo a gestire dei tributi che noi li gestiamo, però una parte di questi tributi va allo Stato e solo una parte residuale viene a noi. Sicuramente, ne abbiamo un po' parlato anche in Commissione bilancio, avremo bisogno di fare una seria riflessione a settembre. E su questo tema qui, perché non ho messo F5, ecco. Su questo tema qui, noi negli anni scorsi,
abbiamo levato le entrate straordinarie dalla spesa corrente, abbiamo assorbito i tagli statali per circa 1 milione di euro, cioè tutti i trasferimenti, non abbiamo ancora finito. Dobbiamo costruire una strategia che ci permetta di abbattere il debito del nostro comune. E questa strategia è l'unica che può portarci, cioè è legata al contenimento della tassazione locale. E di questo, insomma, io, come ho già detto, dal mese di settembre, insieme alla Commissione Bilancio o a tutto il gruppo consigliare, insomma, affronteremo questa riflessione, cioè come facciamo ad abbassare il debito del comune. È un altro pezzo di lavoro che è un'altra sfida che dobbiamo così cercare di portare a termine. Così come dobbiamo continuare a cercare da una parte le risorse alternative e dall'altra la modalità differente di fare le cose. Mi spiego meglio. Le risorse alternative possono essere quelle cose che si chiamano, per esempio, partenariato pubblico-privato, piuttosto che imparare a strutturarci per partecipare a bandi regionali ed europei. E mi leggo ai discorsi anche che facevamo prima. Allo stesso modo, noi siamo abituati a fare delle opere o delle manutenzioni straordinarie facendo dei mutui o utilizzando entrate straordinarie. Non possiamo fare più nell'uno e nell'altro. Intendo questo quando dico che dobbiamo trovare dei modi alternativi per fare le cose che fino ad oggi abbiamo fatto in un certo modo e che non possiamo più fare in quel modo. Non è sicuramente semplice. Lo abbiamo fatto, per esempio, sulle cose energetiche, cioè abbiamo cambiato caldaie o lampadine con i bandi ESCO, abbiamo le proposte per il fotovoltaico con il meccanismo ESCO, quindi investimenti che riusciamo a fare senza tirare fuori dei soldi noi e che si ripagano. È più facile sulle riqualificazioni energetiche, più difficile, più complicato su altri tipi di investimenti. Però ESCO, partenariato pubblico-privato, crowdfunding sono modalità di finanziamento nuove che dobbiamo approfondire ed imparare ad utilizzare, così come dobbiamo imparare a partecipare a bandi regionali, nazionali ed europei, perché da lì oggi arrivano le risorse, sempre perché non vogliamo contrarre nuovi mutui e sappiamo che le entrate straordinarie sono poche. Ovviamente dobbiamo rimanere con la spesa corrente indipendente dagli oneri di urbanizzazione, dobbiamo anche proseguire in quell'attività di efficientamento rispetto alla razionalizzazione della spesa. Questo dobbiamo continuare a farlo. Ogni 1.000 euro risparmiati sulla spesa corrente sono 1.000 euro risparmiati sulla spesa corrente. Quando sono strutturali abbiamo fatto un passo in avanti. E dopo lo sono ogni anno e in 10 anni diventano 10.000, eccetera, eccetera. C'è il tema anche della lotta all'evasione che dobbiamo perseguire e lo faremo. Vabbè, questa era una diapositiva che faceva vedere come dire, queste erano le entrate straordinarie applicate al bilancio corrente che in 3 anni abbiamo buttato a zero. Credo però che dobbiamo tenere a zero questo valore. Oggi la legge permette di nuovo, per questo lo dico, ci permette di nuovo di mettere entrate straordinarie in parte corrente. Quindi lo dico e poi speriamo di non farlo. Però di nuovo i comuni hanno avuto questa possibilità dalla legge. E su questo era l'esempio di una politica energetica che ci fa risparmiare soldi. Probabilmente non saremo a 100, questi sono i metri cubi di metano. Vedete che noi in realtà come amministrazione pubblica un pezzo di strada l'abbiamo già fatta. Non credo che arriveremo già a 100 quest'anno, ci arriveremo forse vicino, però il prossimo anno è verosimile che questo significa aver dimezzato i consumi di metano per l'ente attraverso una migliore gestione, la riqualificazione degli impianti, eccetera, eccetera, ma significa anche spendere 80-90 mila euro in meno all'anno sulla spesa corrente. Questo è l'indebitamento di cui vi ho già detto. E legato al bilancio, ma anche legato ad un tema della tutela del bene comune, insomma, l'abbiamo chiamata così nel programma, lotta ai monopoli e redistribuzione delle risorse,
è l'esperienza che abbiamo avuto sulle reti del gas, dove ci siamo, come dire, fra virgolette, abbiamo voluto riappropriarci di un patrimonio e valorizzarlo. E adesso, diciamo, questo lavoro lo facciamo sul tema del servizio rifiuti che dovrà andare a gara e quindi il presidio sul percorso della legge regionale gestione rifiuti e sulla gara per l'appalto del servizio rifiuti credo che debba essere fatto con l'ottica della tutela del bene comune e quindi dell'ente locale che governa. Recupera il governo di questi settori, diciamo così. Poi magari vi dirò qualcosa dopo. Provo a essere ancora un po' più sintetico, se no. Sul tema dello sviluppo sostenibile, insomma, ne abbiamo già parlato su tutto quello che il PAES, a parte di energia, e poi diciamo, si deve concretizzare nel raggiungimento degli obiettivi del PAES. Lato rifiuti, il tema è di migliorare, quindi andare avanti sul tema della raccolta porta a porta, migliorandola là dove è possibile, monitorandola, aggiustandola, come ho sempre detto, è un percorso, e implementando con tutte quelle politiche di riduzione sulla produzione dei rifiuti che oggi sono quelle che devono essere portate avanti. C'è anche su questo, fra l'altro, una direttiva europea che ci dà quella strada lì. Centro del riuso, per esempio, sul centro del riuso, un po' ne abbiamo parlato in commissione giovedì scorso, dovremmo, come dire, decidere sul nuovo centro raccolta rifiuti potremmo divertirci a decidere come incentivare il cittadino ad utilizzarlo, perché a quel punto avremo il sistema computerizzato, avremo il badge, ogni famiglia e quindi sapete, ci sono i comuni che danno i punti, ci sono i comuni che fanno gli accordi con le attività commerciali locali. La nuova legge regionale contiene anche sancisce i centri del riuso. Anche il tema del centro del riuso, un po' ci siamo già confrontati in commissione, è un bello obiettivo ed è un bello strumento per politiche, riduzione e produzione di rifiuti, eccetera, eccetera. Insomma. Sul tema dell'ambiente abbiamo sicuramente dei temi, delle supervisioni importanti, che sono la bonifica dell'aria grassa e l'impianto di biogas. Stiamo sperimentando per il secondo anno la lotta alla zanzara tigre porta a porta. Credo che dopo 2 anni di sperimentazione potremo fare una riflessione e decidere se farla ancora a questo punto su tutto il territorio, quindi anche a Castello d'Argine, o se decidiamo che ne vale la pena oppure non più. Allora, sul tema dei lavori pubblici riprendo un po' le riflessioni precedenti, cioè abbiamo bisogno di mantenere il nostro patrimonio. E cercando nuove fonti di finanziamento e nuovi metodi alternativi a quelle classiche, mutui oppure entrate straordinarie, perché quelle non ci sono più, oppure preferiamo non ricorrere a quelle. Poi dopo, insomma, adesso non sto a fare l'elenco di tutte le opere che abbiamo messo a programma, insomma, c'è la fibra ottica stiamo lavorando. C'è il piano della luce su cui stiamo cominciando a lavorare, che poi va verso il telecontrollo degli impianti. E ci sono le due piazze che andrebbero entrambe riqualificate, c'è la pista ciclabile Argine-Mascarino che ci piacerebbe tentare di farla con un progetto di crowdfunding a proposito e poi c'è il tema degli ambulatori, insomma ci sono ovviamente e sono tutte questioni che riguardano in modo diretto la qualità di vita dei nostri cittadini. Queste sono le entrate straordinarie, diciamo il grafico ci fa capire come le entrate straordinarie che sono legate all'attività edilizia siano andate giù ai minimi storici, per quello dico dobbiamo trovare dei modi alternativi perché adesso su queste entrate non ci possiamo contare, poi quest'anno ne abbiamo un po' di più perché finiremo l'anno sopra i 200.000 euro che sono quelli messi a bilancio di entrate straordinarie. Però diciamo, quest'anno va così, speriamo anche i prossimi. Sicuramente non vedremo più quei numeri qui. Abbiamo tutto il tema della ricostruzione post-terremoto che deve proseguire, anche su questo ci confronteremo per fare il punto dopo l'estate. Insomma, i progetti in divenire riguardano la sala polifunzionale, riguardano i garage della casa protetta, riguarderanno l'appartamento qui di dietro, ex Bicir, così.
e poi dopo il prossimo anno ancora il magazzino e i cimiteri. Quindi abbiamo circa ancora lavori per 1.200.000-1.300.000 euro su questo fronte da gestire. E poi c'è tutto il tema della viabilità, perché le strade avranno bisogno di manutenzioni ordinarie e anche straordinarie, perché le pensiline degli autobus non ci, dove non ci sono sarebbe bene ci fossero, ce lo chiedono anche i cittadini. Abbiamo qualche e andrebbero anche illuminate per motivi di sicurezza, abbiamo degli incroci pericolosi da mettere in sicurezza e quindi ovviamente tutto questo deve fare i conti sempre con il portafoglio. E poi c'è il tema del dissesto idrogeologico, anche su cui, ma qui passo al tema della sicurezza territoriale. Sul capitolo sicurezza territoriale abbiamo messo tutti i tipi di sicurezza, quindi quella, diciamo, la sicurezza dai rischi naturali, la sicurezza stradale ed urbana e la sicurezza dei crimini effettivamente commessi, in particolare dei furti, che sono quelli che si verificano di più sui nostri territori, piuttosto che lo spaccio, eccetera. E quindi anche qui mettiamo in campo una serie di iniziative e di misure. E sul lato protezione civile è nata l'Associazione del Volontariato della Protezione Civile e ovviamente bisogna continuare a lavorare con loro perché l'associazione cresca e possa ampliare. E legato alla protezione civile, insomma, una serie di iniziative. Stiamo lavorando fra le deleghe, ve lo dirò dopo, ma fra le mie deleghe c'è quella della Protezione Civile dell'Unione Reno Galliera e con l'aiuto anche dell'assessore Marco Iacchetta, esperto su questo tema, abbiamo già, diciamo, fatto un primo incontro e faremo partire un tavolo con tutti gli assessori dell'Unione della Protezione Civile, perché la Protezione Civile è una di quelle materie delegate all'Unione, però è importante che sempre più ci strutturiamo. E ci lavoriamo, perché è delegata in Unione, ma poi ogni comune ha il suo piano di protezione civile, il suo piano di evacuazione, eccetera, eccetera. E ci proponiamo anche di lavorare sulla cultura, sull'informazione ai cittadini. Poi c'è il tema della mitigazione dei rischi naturali, e qui vi dicevo prima, già questo approfondimento che stiamo facendo sulla gestione della golena del Reno legata anche alla fornitura di cippato e quindi all'energia. Il tema del adeguamento degli edifici, vi ho parlato un po' prima del tema analisi vulnerabilità e adeguamento degli edifici pubblici che stanno andando avanti, il contratto di fiume fa sempre parte del progetto di manutenzione della golena del fiume Reno. E poi invece sulla prossimità ci proponiamo di aumentare la presenza della Polizia Municipale sul territorio, e, insomma, in particolare questo, insomma, e poi tutto quello che va dietro. La fibra ottica ci permetterà anche di migliorare il tema rete telecamere. Abbiamo il tema del sostegno all'attività di commercio al dettaglio e delle attività produttive, anche qui mettiamo in fila un po' di attività, incentivare l'insediamento di nuove attività, su questo ci lavoreremo per vedere che cosa è possibile fare dal punto di vista comunale per incentivare l'insediamento di nuove attività. Poi una piccola cosa l'abbiamo fatta anche stasera, perché aver trovato una strada più breve per, diciamo, la variante PSC aiuta delle attività che si sono appena insediate ad ampliarsi e anche portare la fibra ottica aiuta le attività e, come dire, rende il territorio sicuramente più appetibile, perché è un servizio interessante che prima non c'era. Il tema del contributo in conto interessi, che proveremo ad incrementare a favore del piccolo commercio locale, delle attività artigianali e turistiche. Il tema della semplificazione che noi possiamo affrontare nel nostro piccolo, ma dovremmo essere capaci di farlo nella futura città metropolitana. E poi arriviamo a tutto il settore politiche sociali. Allora, sulle politiche sociali, nel mandato precedente, come sapete, abbiamo lavorato al conferimento dei servizi in Unione, come dire, l'abbiamo messo nel nostro programma, l'abbiamo detto nelle assemblee pubbliche e quindi da questo punto di vista ci sentiamo di aver informato la cittadinanza su questo percorso in tutti i modi possibili, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni. Oggi l'attenzione maggiore che gli assessori, io e gli assessori preposti devono avere è nella conduzione, come dire, del
del conferimento e quindi nello start-up della gestione a livello di unione di tutti i servizi sociali. Quello che ci proponiamo in sintesi è di tenere tutti i servizi che avevamo prima, quindi non vogliamo perdere nulla e non vogliamo perdere nulla nemmeno in qualità, utilizzando dall'altra parte la situazione di gestione in unione per mantenere tutti i servizi anche quando ci saranno i primi pensionamenti che ci sono già in vista e che avrebbero messo in difficoltà comuni soli, che gestiscono da soli i servizi e, come dire, ci proponiamo anche di riuscire a migliorare la qualità dei servizi in taluni casi. Mi riferisco per esempio alla bollettazione dei servizi. Adesso ci siamo dotati di un software comune e quindi avremo in sei. L'ufficio bollettazione utilizzerà lo stesso software per tutti i sei comuni che hanno conferito i servizi e questo sicuramente ci renderà più efficienti rispetto ad una situazione precedente in cui ognuno aveva i suoi sistemi e alcuni comuni, fra cui il nostro, era anche spesso indietro, faticava insomma l'ufficio a svolgere questo servizio. Mi riferisco all'orario degli sportelli sociali, che si prevede che nei comuni che avevano un orario minore, come il nostro, l'orario di apertura verrà ampliato, no? Ci adegueremo tutti all'orario di San Pietro, che era invece più elevato. Quindi questa è la massima attenzione che dobbiamo avere adesso. Non so, poi se volete possiamo anche scorrere tutti i punti, oppure anche no, li guardo e ditemi un po' voi, insomma. Che sono quelli iscritti nel nostro programma elettorale, nel nostro programma di mandato, scusate. La fotografia di oggi è comunque dal punto di vista sociale abbastanza pesante, credo che stiano arrivando al pettine alcuni nodi, cioè persone che hanno perso il lavoro un anno e mezzo fa, oggi arrivano in fondo al percorso di disoccupazione di mobilità. Lo dico perché io e Tiziana le persone le incontriamo e sono molte le persone che in questo momento ci dicono arrivo in fondo, da prossimo mese non ho più reddito. Quindi abbiamo una situazione da questo punto di vista delicata e difficile, lo dico così, e dovremo, credo, su questo tema concentrare le nostre energie. Quindi sui servizi alla persona, insomma. E ovviamente abbiamo anche degli obiettivi che sono quelli di fare rete, il tema della coesione è molto importante proprio per tenere sulla comunità e quindi tutto il lavoro fatto anche con l'associazionismo deve continuare, l'albo dei volontari, l'albo delle associazioni, la festa del volontariato e quindi anche queste attività è bene che proseguano con forza. Ovviamente le categorie più deboli, quindi gli anziani da una parte, e i disabili dall'altra. Sui servizi scolastici potremo lavorare un po' di più con Pieve, adesso che siamo anche insieme, sì, è vero, è vero. Abbiamo lo stesso istituto, adesso abbiamo anche gli stessi uffici che gestiscono le cose. Va bene. Sapete che in questi anni abbiamo sostituito un po' lo Stato che toglieva risorse ai progetti scolastici e quindi noi come Comune abbiamo cercato di compensare anche quelli. C'è tutto il tema delle attività culturali, ricreative, sportive e politiche giovanili. Anche questi sono servizi conferiti, noi su questi abbiamo messo anche in elenco alcuni obiettivi, per esempio percorso vita Mascarino, cioè alcuni obiettivi che aiutano a creare aggregazione sul nostro territorio, sempre, e sono importanti per la qualità della vita dei cittadini. Infine i servizi gestiti direttamente dall'Unione, rafforzamento dell'Unione Renogaliera per poter continuare a garantire il livello adeguato di servizi, insomma. E si lega a quello che ho detto. Abbiamo anche scritto migliorare la governance dell'Unione e allora su questo vi dico un'altra cosa che ho qui, no, qui. Ed è questa. Ho fatto uno specchietto rispetto al governo del Comune e della Unione. Non ho fatto F5.
così si vede un po' meglio. Allora, per quanto riguarda il nostro comune, credo che possa essere comunque, allora, al di là delle linee che insomma mi è venuto così, però allora, sì, dalle De Ori non dipende dalla Stefania del Buono, è che mi è venuto così. Allora, io sono, oltre a essere sindaco, ho come deleghe il bilancio, le manutenzioni, l'ambiente, l'agricoltura e le politiche energetiche, oltre al personale dell'ente. Stefania Del Buono è vice sindaco, assessore alla cultura, allo sport, al turismo e alle attività produttive. Tiziana Raisa, politiche sociali, scuola, servizi educativi, rapporti con le associazioni e il volontariato, giovani, pace, integrazioni, pari opportunità. Dario Seruti, urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, comunicazione. Marco Iacchetta, sicurezza territoriale, protezione civile, polizia municipale, procedure post remoto, progetti speciali ed europei. Consigliere con delega al servizio informatico Davide Ori. Questo è, come dire, per darvi uno specchio del governo del nostro comune, come ce lo siamo organizzato. Ed è strettamente legato al governo dell'Unione, proprio perché alcuni di questi servizi sono conferiti in Unione. Quindi oggi gli assessori del nostro comune governano dei servizi che sono conferiti in Unione, quindi devono governare sia nel comune che in Unione. Allora, in Unione ci siamo divisi in questo modo i ruoli. Il presidente dell'Unione è Sergio Maccagnani. Lui è presidente ed è anche assessore, poi ve le posso mandare, alla Polizia Municipale, all'URSI, che è Ufficio Ricostruzione Servizio Sismico, e CUC, Centrale Unica di Committenza. Io sono il suo vicepresidente e ho le deleghe all'ambiente, alla sicurezza del territorio, protezione civile e il coordinamento istituzionale. Anche qui le lasciate stare le linee, che nessuno dipende da nessuno. Claudio Pezzoli è sindaco di San Pietro in Casale e assessore alle politiche sociali e scolastiche. Claudia Muzic, sindaco di Argelato, sviluppo economico e SUAP, attività produttive. Erika Ferranti, sindaco di Bentivoglio, informatica, turismo e il distretto sanitario. Poi c'è Belinda Gottardi, sindaco di Castelmaggiore, politiche culturali e sport. Anna Vergnana, sindaco di Galliera, bilancio personale e politiche europee. Paolo Crescimbeni, sindaco di San Giorgio di Piano, urbanistica. Allora voi, e qui vi ho dato, come dire, il quadro. Qui siamo in comune, qui siamo in unione. E, quando dicevo dobbiamo rafforzare la governance dell'unione, che cosa intendevo? Intendevo questo. Allora, prendo l'esempio Tiziana Raisa e Stefania Del Buono, no? Politiche sociali, tutto il settore sociale, scuola, cultura, sport e turismo. Loro devono in unione confrontarsi con gli altri assessori. Cioè, esiste un tavolo degli assessori alle politiche sociali piuttosto che degli assessori allo sport e alla cultura. Questo tavolo è coordinato dal sindaco di San Pietro in Casale, che ha le politiche sociali e scolastiche, quell'altro è coordinato da Belinda Gottardi, che ha le politiche culturali e lo sport. E quindi quando io dico la governance dell'Unione deve essere potenziata, intendo esattamente questo, cioè un lavoro di coordinamento vero e strutturato fra i comuni e l'Unione e i servizi che in Unione sono delegati, con un'andata e un ritorno, perché i nostri assessori devono, come dire, rendicontare a noi, che siamo i consiglieri di Castello d'Arzile, le politiche che vengono dall'Unione gestite, cioè i servizi che vengono gestiti dall'Unione, ma che vengono poi erogati sul nostro territorio. E quindi deve essere, come dire, un canale che funziona, perché se non funziona è un problema. Lo dicevo prima, con l'urbanistica, per esempio, è delegata in Unione la pianificazione urbanistica, mentre l'edilizia privata è ancora qui sul territorio e quindi c'è un'attività
che si incrocia continuamente fra l'ufficio di pianificazione urbanistica che è in Unione e l'ufficio di edilizia privata che è sul nostro territorio. E quindi l'assessore Dario Ceruti deve raffrontarsi sia con i nostri uffici che con gli uffici dell'Unione. Ma poi ve ne potrei fare molti di questi esempi. Il servizio all'informatica è delegato in Unione e quindi Davide Ori va agli incontri con gli assessori di tutta l'Unione. E per esempio adesso un lavoro in itinere è quello di prendere il software per gli uffici tributi per tutti i comuni dell'Unione. Ovviamente c'è stato un gruppo di lavoro, sia politico che tecnico, è stato scelto dal tavolo tecnico un determinato software, è stato fatto un bando di gara, diciamo comunque è stato fatto un percorso, poi è stato fatto un bando di gara ed è stato scelto un software. In questo modo, ovviamente per ovvie ragioni, spendiamo meno che se noi da soli dobbiamo, poi abbiamo un software che è uguale in tutti i comuni dell'Unione. Protezione civile e polizia municipale, così praticamente tutti gli assessori avete visto che hanno delle competenze anche in materie conferite. Allora Marco Iacchetta per conto mio coordinerà il tavolo degli assessori alla protezione civile in Unione, però le politiche di protezione civile significa poi devono scendere sui nostri territori per le attività di informazione, perché abbiamo l'attività a rischio nella zona industriale di Castello d'Argile e lì bisogna fare tutta l'informazione dovuta e le attività, perché abbiamo i nostri reperibili che devono sapere come e quando intervenire, perché abbiamo il nostro gruppo di protezione civile, eccetera, eccetera. Quindi in questo io dico che l'Unione deve essere considerata come un pezzo di comune e dobbiamo governarla come governiamo il nostro comune. Ovviamente siamo 8 sindaci, quindi fatto adesso vedete che siamo 1, 2, 3, 4 uomini e 4 donne, quindi parità assoluta, senza volere, è andata così. Aggiungo un'ultima cosa, allora io non a caso non è che me le hanno offerte, ho la delega ai temi ambientali. I temi ambientali che sono anche nel nostro programma elettorale, che quali sono dal punto di vista dell'Unione, no? Al di là del PAES e delle politiche energetiche, in cui, come dicevo prima, cercheremo di strutturarci in Unione, i temi ambientali sono quelli legati alla gara d'ambito delle reti del gas. Noi l'abbiamo già fatta e adesso abbiamo il nostro arbitrato, però in realtà c'è una gara d'ambito il cui iter è già partito e che riguarda tutti i comuni della provincia dell'Unione, della nostra provincia e quindi tutti i comuni dell'Unione. E riguarda in realtà anche noi, perché una volta che sarà finito il nostro affidamento, noi automaticamente rientreremo nell'ambito e quindi il nostro gestore sarà quello che avrà vinto la gara d'ambito. Quindi avere la delega all'ambiente significa seguire quel tavolo. E poi ci sono i temi legati alla gestione dei rifiuti. Allora, chi ha la delega all'ambiente, che sono io, va nel tavolo di presidenza di Atersir, dove vengono discussi i temi legati al servizio idrico e al servizio rifiuti. Atersir è la struttura che ha sostituito l'EATO, dovrà occuparsi di decidere quali sono i bacini su cui fare le gare per la gestione dei rifiuti e dovrà scrivere i capitolati di gara. Per questo che io dico, il Comune in realtà, se vuole, può essere presente anche nei livelli superiori. È chiaro che per fare questo ci vuole buona volontà e tempo. Che cosa significa? Che per fare questo io devo chiedere ai miei assessori e alla mia vice sindaco un impegno maggiore, perché il giorno è fatto di 24 ore, o uno è qua o uno è là. Se io voglio con impegno dire la mia all'ufficio di Atersir, bisogna che partecipo agli incontri, bisogna che studio, bisogna che dedico a quello energie, ma lo faccio per i nostri territori ovviamente. E quindi la mia vice sindaco Stefania deve coprirmi un po' coprirmi, perché io sono più all'esterno. Però credo che questo sia, che qualcuno lo debba fare, perché altrimenti noi, se non ci occupiamo di questi livelli istituzionali, poi ci troviamo delle decisioni prese e stiamo qui a lamentarci, a dire l'hanno deciso gli altri e noi ci tocca di applicare queste norme, ma però noi non abbiamo detto la nostra e non ci siamo adoperati per esserci.
Ecco, volevo anche, come dire, farvi questa riflessione, perché in realtà è un pezzo importante anche del nostro programma. Poi ci pensate, insomma, se avete delle domande me le fate, ma credo che noi, ed è anche questo un modo per usare l'Unione, cioè dobbiamo in Unione organizzarci per essere presenti nei livelli più alti delle istituzioni. La Erika Ferranti va al distretto sanitario e rappresenta tutti noi, lei si confronta con noi, si confronta con gli assessori alla sanità, e bisogna che porti là le nostre istanze e che poi ci dia il ritorno. Se non riusciamo a fare questo, governiamo meno, governiamo il nostro orticello, ma poi prendiamo quello che viene. Credo di essermi, sì, questo è. Così come il comitato istituzionale che il presidente, ex presidente Vasco Errani ha portato avanti in tutti questi mesi dal terremoto a oggi, e noi ci siamo sempre andati, insomma, in questi ultimi mesi, o ci andavo io o ci andava l'assessore Iacchetta. È importante esserci, però bisogna che ne abbiamo la consapevolezza. E questo richiede, come dire, una parte di energie del sindaco dedicate là, e quindi un impegno più, ancora più maggiore dei propri assessori, ecco, che non ho dubbi sapranno darci. Bene, a conclusione di questo, come sapete, noi abbiamo anche l'ultimo consiglio costituito le commissioni, sono le commissioni affari generali e bilancio, la commissione ambiente, lavori pubblici, urbanistica, sviluppo economico e agricoltura, e la commissione pubblica istruzione, formazione professionale, sanità, servizi sociali, culturali e sportivi. Anche le commissioni sono un pezzo importante per il governo del nostro comune, dell'Unione e di tutto quanto. Infine abbiamo costituito le due consulte, che credo si riuniranno la prima volta dopo l'estate, la consulta di capoluogo e la consulta di frazione, che sono altri due organi, io credo, importanti, e che possono essere uno strumento dell'amministrazione, ma direi di tutto il Consiglio Comunale, dell'ente, per essere presenti sul territorio, per essere vicini ai cittadini, parlare con essi. Poi le consulte sono libere anche di organizzare, di approfondire temi, di chiedere quello che ritengono importante all'amministrazione. Ecco, ci tenevo anche ad aggiungere questo pezzo sulla governance, perché credo che, spero possa essere per voi interessante, ma credo che fosse opportuno. Bene, allora su questo poi ci sentiremo. Se c'è la necessità di fare approfondimenti, li facciamo, e lo dico ai gruppi di minoranza, ce li chiedete, li facciamo, e poi insomma decideremo, insomma, prima sicuramente ci troveremo, ci confronteremo, e nel secondo prossimo Consiglio Comunale porteremo le linee programmatiche in votazione. Ok, io insomma mi fermerei qui, non credo. La discussione poi la facciamo durante il percorso, e quando porteremo, diciamo, il punto per approvare. Difatti, presentazione linee programmatiche di governo. Ok, Giuseppe Maccaferri, volevi chiedere. Ma adesso non voglio entrare nel merito delle linee programmatiche, però volevo far notare che quello che lei ci ha presentato è il programma elettorale. Ora, a me risulta che a noi lei doveva presentare il DUP, documento unico di programmazione, cioè un documento più dettagliato, più descrittivo, che sia emendabile, in cui lei e la sua maggioranza indica chiaramente che cosa in questo mandato intende fare, gli obiettivi. Cioè con dei target ben precisi, perché se analizziamo il documento che lei ha presentato, che comunque è un documento accettabile, ci sono tante cose che lei propone, che ha proposto in campagna elettorale, perché ricordo le slide, mi sembra fossero quelle che ha presentato Mascarino, esatto. Però di quelle sappiamo tutti che sarà impossibile realizzare tutto. Allora secondo me lei dovrebbe venire a dirci qui in Consiglio cosa ha deciso assieme alla sua maggioranza
di portare avanti, cosa intende, come intende investire i soldi, cosa intende privilegiare rispetto a un'altra cosa, ovviamente i soldi che è previsto e lei possa avere a disposizione in base alle previsioni, in modo tale che noi si possa, come consiglio, poi nel corso di questi 5 anni seguire quello che viene attuato e sovrapporlo a quello che ci si era dato come obiettivo. E credo che questo debba essere filtrato attraverso i vincoli regionali che vengono posti e il patto di stabilità. La, diciamo, l'amalgama di queste tre cose, le sue linee programmatiche, i vincoli regionali e il patto di stabilità dovrebbero produrre questo documento unico di programmazione più dettagliato, più descrittivo, dove sono indicati gli obiettivi esatti che lei intende perseguire. E quindi su questo poi potremmo discutere e potremmo emendare il testo e contribuire anche noi. Sì, allora, a me risulta che il piano di sviluppo, come vi dicevo all'inizio, sarà quel documento in cui dovremo fare esattamente questi approfondimenti. Poi se mi sbaglio, però penso che sia così. Sul tema delle linee programmatiche, è vero, questo è praticamente ciò che abbiamo presentato in programma, in campagna elettorale ai cittadini, ed è vero. Non credo che sia impossibile fare tutto, difficile sì, ma impossibile no, perché non è che abbiamo scritto cose impossibili e nemmeno cose estremamente costose. Sicuramente è molto complicato, perché il patto di stabilità non sappiamo come evolverà insieme, per esempio, alla nuova contabilità che dal prossimo anno dovrebbe arrivare per i comuni, no? Cambia proprio il sistema di contabilità e quindi probabilmente anche il patto di stabilità sarà conteggiato diversamente. Come dire, è un po', è chiaro che è un periodo storico in cui fare programmi è abbastanza difficile, ma comunque noi li dobbiamo fare. Dico solo che non credo che sia, non condivido l'osservazione che dice impossibile fare tutto. Non abbiamo scritto cose che secondo noi sono impossibili e neanche abbiamo voluto buttare lì così tanta carne al fuoco, tanto per fare. Quindi voi, come dire, prendetele pure come buone. Ci sono molti punti, è vero, ma sono punti che noi intendiamo portare a casa in questi 5 anni di governo. Il piano di sviluppo mi risulta essere quello che dobbiamo approvare prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2015, ed ecco, anche 5 anni fa, io vado a memoria, ma abbiamo fatto esattamente questo. Sì, Davide Ori, vuoi dire qualcosa? Davide Ori. No, io non sono un esperto di amministrazione, forse il segretario si può dare una mano, ma seguendo un po' le note ANCI degli ultimi anni, mi ricordo che il documento unico di programmazione previsto dalla nuova contabilità che entrerà in vigore nel 2014 va esattamente a sostituire il piano generale di sviluppo che citava il sindaco, più o meno con le stesse modalità, una presentazione iniziale, la nuova contabilità credo che preveda le note di aggiornamento bilancio per bilancio con in allegato il PEG. Sì. Del resto le elezioni non è che ci sono state molto tempo fa, per cui, come dire, approfondire le linee programmatiche nella direzione anche che lei indicava, credo che ci voglia un po' di tempo, nel senso che farlo nei 2 mesi post-elettorali lo troverei un po' difficile, oppure rischieremo anche di essere superficiali, perché, come dire, serve comunque un po' di tempo per acquisire ulteriori elementi e approfondire i temi. Nei primi mesi di mandato è chiaro che c'è l'organizzazione, la giunta, l'unione, possono cambiare delle cose nella macchina. Di solito i primi mesi stiamo in realtà lavorando, perché abbiamo già fatto 3 consigli comunali, ma servono anche le amministrazioni per riprogrammare e reimpostare un po' il governo della cosa. Giuseppe Maccaferri. No, sì, ben chiaro che noi non vogliamo mettere a fretta a nessuno, cioè fra l'altro i termini li stabilisce la legge, non è che glieli stiamo imponendo noi. No, anche sul discorso delle sigle, se è piano di sviluppo, DUP, eccetera, non è tanto quello che a noi interessa, è il discorso che quello che lei ha presentato è una cosa, una dichiarazione di intenti, ci sembra più, ed è molto generica.
ad esempio si parla di piste ciclabili, d'accordo, adesso riporto altre, potrei riportare altre cose, però sono genericità, tutte apprezzabili, condivisibili, sia ben chiaro, però sono molto generiche, quindi su queste capisci che diventa difficile esprimersi e contribuire con dei pareri o con delle critiche, anche se servono per un miglioramento del piano. Quindi chiediamo se nell'ambito del possibile qualcosa di più preciso e più dettagliato, insomma, con i tempi che chiaramente lei riesce ad avere, insomma. Va bene.